prima di tutto ci tenevo a rispondere forse a una delle domande che magari tutti i cittadini hanno in testa in questo momento, ce l'abbiamo anche, ma perché facciamo questa attività ora? Ma che cosa sta succedendo? Ma quali sono le motivazioni? Allora, per noi è semplicemente l'esigenza di, avendo anche aggiornato il piano recentemente, grazie appunto al contributo di tutte le istituzioni, di verificare, di testare il piano di allontanamento in caso di rischio vulcanico dei Canti Ferrei, per allinearlo un po' anche con quelle che sono le attività di pianificazione per il Vesuvio. Quindi per noi è molto importante come sistema. Chiaramente non ci sono fenomeni che in qualche modo noi ci attendiamo che accadano. Per quello che riguarda la zona rossa dei Canti Ferrei in generale, siamo in una fase di attenzione sin dal 2012. Questo che cosa vuol dire? Oggi avevamo invitato anche i colleghi dell'NCV che purtroppo hanno avuto un contrattempo e non sono riusciti a partecipare, ma parteciperanno a un incontro nei prossimi giorni. Questo vuol dire sostanzialmente che c'è una serie di parametri che devono essere maggiormente monitorati e attenzionati. Quindi il piano prevede l'attivazione della fase di attenzione, ma dal 2012. Da allora nulla è cambiato, siamo all'interno della fase di attenzione, quindi non abbiamo nessun passaggio di fase imminente, non ci sono situazioni imminenti che ci aspettiamo, ma chiaramente il sistema di protezione civile, compreso le istituzioni, ma soprattutto i cittadini, quello che andiamo a testare che cos'è essenzialmente? La strategia che la pianificazione per il rischio vulcanico dell'area Ferrei prevede per i comuni della zona rossa. All'interno della zona rossa, diciamo, sono pienamente coinvolti almeno i quattro comuni che sono appunto Parco, il Quarto, Monte di Croce e Pozzuoli. Poi ce ne sono altri due un po' più marginalmente coinvolti che sono Marano e Giuliano, e poi c'è anche una parte del comune di Napoli, ci sono alcuni quartieri di Napoli coinvolti nella zona rossa. Questa zona rossa è caratterizzata dal fatto che qualora si dovessero avere segnali tali da immaginare un'ipotesi di eruzione vulcanica, questa zona, quest'area rossa deve essere preventivamente evacuata. Quindi la strategia è molto semplice, è quella di prevedere che i comuni della zona, della popolazione dei comuni della zona rossa si rechi in altrettante regioni italiane che sono, devo dire tutte, sono rese disponibili ad accogliere la popolazione, a operare un piano di gemellaggio. Ora, nessuno di noi lo vuole mai realmente fare, nessuno ci aspetta che lo dobbiamo attuare, ma il sistema deve essere pronto e preparato. Quindi questo è lo scopo di questa esercitazione. Lo schema previsto per l'allontanamento dalla pianificazione di emergenza lo conoscete. Qualora si passa alla fase arancione di preallarme, partono le prime misure che vanno a decongestionare l'area urbanizzata dei Campi Flegrei. Quindi ci sarà lo svuotamento degli ospedali, si eviterà l'ingresso di flussi all'interno di un'area che potrebbe essere svuotata di lì a breve, e i cittadini che hanno difficoltà, diciamo così, possono decidere di allontanarsi se hanno sistemazioni autonome. Qualora si passa alla fase rossa, c'è bisogno di allontanarsi assolutamente, perché, come vi potrebbe spiegare meglio la collega dell'INGV o il professore Rosi, lo scenario previsto è uno scenario complessivo, ma soprattutto di flussi piroclastici. Flussi piroclastici sarebbero, come dire, delle valanghe ardenti con temperature elevatissime e gas presenti all'interno che non consentono la presenza della vita umana. Per cui bisogna assolutamente allontanarsi da un'area che viene colpita da questo tipo di scenario. L'allontanamento come avviene? Avviene attraverso dei percorsi che sono previsti dalla pianificazione comunale di emergenza, per i quali i cittadini si portano in un'area di attesa, quella che vedete nel riquadro verde. Nell'area di attesa, che è all'interno del comune, i cittadini che non sono in grado di allontanarsi in modo autonomo, ma hanno bisogno di essere assistiti nell'allontanamento, vengono presi in carico da una flotta di autobus della regione Campania e accompagnati fino alle aree d'incontro.
le aree d'incontro che sono fuori dal perimetro della zona rossa e quindi sono delle aree raggiunte le quali, diciamo così, non c'è più da temere uno scenario di flussi piroclastici o comunque scenari che sono incompatibili con la vita umana. Dall'area d'incontro la popolazione viene presa in carico dalla regione gemellata per l'accoglienza finale fino a che non muta il quadro evolutivo del vulcano. Il meccanismo di allontanamento dei vari comuni della zona rossa prevede una, a seconda delle regioni con cui si è gemellati, il trasferimento può avvenire in autobus se la regione gemellata è prossima alla regione Campania e quindi è facilmente raggiungibile con gli autobus, via nave se necessariamente la regione gemellata con Sardegna o Sicilia e quindi è più facile andare via mare, o via treno se la regione è più distante e quindi per evitare un andirivieni di autobus e viaggi lunghi si preferisce, come dire, il mezzo del treno che consente di allontanare velocemente grossi numeri di popolazione. Buonasera, grazie a tutti per essere qui, grazie al sindaco, grazie al comune di Monte di Procida che ha organizzato questa giornata estremamente rilevante. Per noi è rilevante perché noi siamo scienziati. Spesso siamo chiusi nei nostri laboratori e non sempre abbiamo la possibilità di parlare direttamente con le persone per raccontare un po' quelli che sono i punti cardine del nostro lavoro. Tra l'altro noi che ci occupiamo in particolare di vulcanologia e di vulcani siamo degli scienziati che hanno anche una, se possiamo dire così, una certa valenza sociale. Siamo molto all'interno di quelli che sono anche i meccanismi dei piani di emergenza e dei piani di evacuazione, se non altro perché lo start, l'inizio di tutte le attività di salvaguardia della vita umana, quindi dei piani di emergenza e dei piani di evacuazione, parte con un'allerta che è di natura scientifica. Il vulcano fa il suo mestiere e non sa se ci sono o meno vite che possono essere messe a rischio dal fatto che lui manifesta la sua natura vulcanica. Però per questo c'è la scienza, in particolare ci sono gli osservatori vulcanologici che controllano e effettuano il monitoraggio continuo delle aree vulcaniche meglio di quello che la tecnologia al momento ci permette di utilizzare naturalmente, e al meglio delle conoscenze scientifiche che tutta la comunità scientifica, anche internazionale, ha in questo momento. Quindi non è soltanto la nostra conoscenza scientifica, è una conoscenza scientifica che noi condividiamo con il mondo della vulcanologia anche a livello internazionale, con dei confronti e con dei meeting continui. L'osservatorio Vesuviano, probabilmente lo sapete, è l'osservatorio vulcanologico più antico del mondo. Siamo nati nel 1841, quindi abbiamo un bel po' di più di 4 centinaia di anni. Abbiamo 178 anni in questo momento, insomma andiamo verso il 200, abbiamo una bella età. Ed è il primo osservatorio vulcanologico che si è occupato di vulcanologia quantitativa, non più soltanto con l'approccio naturalistico. Già nel 1841 il direttore dell'epoca, che era Macedonio Meglioni, era fisico, cercava di applicare i modelli fisici alla conoscenza del mondo. È cambiato il mondo dal 1841. All'epoca si credeva che le eruzioni vulcaniche fossero una manifestazione correlata direttamente ai fenomeni meteorologici, che sembra essere veramente una follia ora che conosciamo benissimo, o molto meglio del 1841, quali sono i reali meccanismi di attivazione dei vulcani. Però si è partito da quello, quindi da cacciatori di fulmini, così si definivano gli scienziati dell'epoca che si occupavano delle eruzioni vulcaniche. Adesso siamo diventati dei raffinati modellisti, degli strumentisti all'avanguardia che utilizzano il loro expertise per cercare di intercettare qualunque piccolo segnale di vulcanologia per poter dare un'allerta in tempo prima che le cose possano peggiorare. Ed è proprio su questa base che noi abbiamo costruito quelle che sono le nostre reti di monitoraggio. Sono delle reti di monitoraggio multiparametriche, estremamente fitte, dense. Pensate che il più piccolo terreno
su cui volevo richiamare l'attenzione come differenza fondamentale che possiamo identificare tra l'allora e l'oggi. Allora erano effettivamente spesso voci di singoli scienziati che avevano una incidenza forte su quello che poi veniva deciso anche a livello operativo, eccetera. Negli ultimi anni si sono consolidate delle procedure anche di distillazione del sapere scientifico per far sì che questo sapere venga sintetizzato in una maniera condivisa. No? Faccio un esempio. Uno degli ultimi organi che sono stati istituiti dalla Protezione Civile insieme agli NGV è stata la creazione di un tavolo di lavoro per rivedere i livelli di allerta dei campi flegrei. Questo tavolo è stato coordinato da me e da Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Quindi c'era un gruppo di 5-6 scienziati che hanno cominciato a lavorare su questa cosa. Abbiamo invitato e audito una serie di eminenti figure che avevano lavorato sui campi flegrei per dialogare direttamente con loro. Abbiamo fatto una prima bozza di un documento e poi abbiamo organizzato un workshop a livello nazionale invitando tutta la comunità scientifica per confrontarsi con la comunità scientifica e discutere se c'erano state delle omissioni, delle cose che avevamo per qualche ragione mal interpretato, eccetera, eccetera. Quindi c'è molta attenzione, c'è stata e c'è, ormai è un elemento acquisito, il modo con cui viene, diciamo, elaborata la scienza. E come giustamente diceva Rosella, se intervengono fatti nuovi, questi non vengono esclusi dal dibattito, ma vengono però mediati attraverso valutazioni collegiali, comunque prima di variare delle cose che oggi ci sono. Valore comune, sicuramente lo spiegheranno, l'ho già spiegato, avendo una partecipazione non proattiva come nei comuni di Monte di Croce e di Pozzuoli, però se almeno partecipiamo devo ringraziare la struttura che comanda gli uffici municipali, altrimenti saremmo stati lì soltanto a guardare, oltre ai tecnici che ci stanno dando una grandissima mano. Siamo a completa disposizione, ci auguriamo che l'evento di ottobre possa essere uno stimolo ulteriore per sensibilizzare la comunità ad anche un uso del suolo differente. Questa è la città in cui i campi flegrei, si è cementificato molto, e si comprende che a volte quando si parla di abusi o di cattivo utilizzo del territorio non è soltanto perché dobbiamo far rispettare le regole, ma perché effettivamente poi dopo patiamo i problemi. E chiudo dicendo, un appello più che alla sala, ad ambiti e organi sovracomunali, ne possiamo mettere in campo tutte le misure di protezione civile che vogliamo, però se manca la struttura, non di protezione civile, ma la struttura viaria per riuscire ad uscire dalla nostra città, esatto, di infrastrutture, saremo sempre in grandissime difficoltà. Che noi viviamo già normalmente una domenica pomeriggio soleggiato nel posto della cafeteria, figuriamoci con una calamità naturale. Io non mi ricordo, ciao da cittadino, che qualcuno mi ha messo a confrontare mai con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il professor Rosi, con il dirigente della Regione Campania. Sono anni che ho capito che era importante questo passaggio, sollecitato anche nella consapevolezza che questo territorio deve convivere e deve farsi una ragione per chi ha scelto di venire a vivere in questa città, in questa meravigliosa città, anche di fare un salto di qualità nell'affrontare questo problema. Non deve essere più un tabù, noi dobbiamo essere consapevoli, senza fare drammi, che noi viviamo su una terra meravigliosa che però, insomma, sotto di noi c'è una caldera, c'è un vulcano, e su questo dobbiamo attrezzarci. Abbiamo invitato tutti ad andare tutti insieme nella stessa direzione affinché questa esercitazione possa riuscire nel migliore dei modi. Ma effettivamente vedo già tutti molto convinti, molto coinvolti, le associazioni che rappresentano la vera e propria spina dorsale della nostra comunità, sono molto attive, sono partecipi, ci hanno fatto tante domande anche prima di questa riunione, quindi io già la vedo questa unità di intenti, la dobbiamo rafforzare
per andare verso questa esercitazione con la maggiore consapevolezza. Io ho fatto un paragone parlando con dei cittadini i giorni scorsi, ho paragonato il comune di Montedibrocita ad una nave. Ho detto, vi imbarchereste su una nave dove in caso di calamità, nel caso di la nave sta per affondare o succede qualche altra calamità, nessuno sa cosa deve fare? Ovviamente mi è stato risposto di no. Ebbene, la consapevolezza di sapere chi deve fare cosa è fondamentale sulla nave Montedibrocita. Siamo qui a distanza di 6 mesi a raccontare, assieme alla presenza della Protezione Civile Nazionale, assieme alla Regione Campania, assieme alla comunità scientifica, un qualcosa che prima era visto solamente come una cosa astratta. Quindi c'è da fare, c'è da lavorare, però la voglia di rendere voi partecipi in questa, che non deve essere un piano partecipativo, cioè un piano dell'amministrazione comunale, perché noi siamo sempre amministratori, e me lo ricordo e ce lo ricordiamo pro tempore. Noi dobbiamo lasciare un qualcosa alla città che lui nel tempo, e nel tempo devono essere tutti in grado di sapere domani mattina, se domani dovesse capitare una calamità naturale, la volontà nostra è quella di rendere tutti voi consapevoli di quali saranno le attività che tutti i cittadini dovranno fare. Questo è il risultato di questa partecipazione, questo è l'obiettivo di questi incontri, quello di avere tutti voi la consapevolezza che esiste un piano di protezione civile e che tutti quanti debbano documentarsi, e chiaramente l'amministrazione ha il compito di amplificare questa comunicazione, e questo è, diciamo, lo sforzo che stiamo compiendo. E oggi il risultato che condividevamo insieme al dottor Giulivo era proprio questo, cioè quello di avere una comunità quale quella di Quarto, che è veramente attiva, veramente sensibile a certe dinamiche che fino a qualche mese fa erano probabilmente sconosciute. Dalle 8 del mattino si attiverà la fase dell'allarme, quindi comunque noi saremo presenti con il volontariato organizzato, come è stato detto. Quindi al di là di questo numero, noi invitiamo tutta la cittadinanza a recarsi nella giornata del 19 di ottobre. Poi per esempio il 17 c'era anche il 18 anche il COC attivo, quindi potete vedere questo, sarà attiva la Dicova a San Marco Evangelista, quindi sono luoghi dove noi saremo, dove il sistema sarà. Quello dedicato alla popolazione sarà la giornata del 19 presso le aree di attesa, dove avete le informazioni, le epiche, quindi lì venite tutti se volete, ci farete davvero un enorme piacere.